Sera, questa edizione di Speciale Sport va in onda purtroppo in un momento non certo felice per l'atletica leggera internazionale. La squalifica di Ben Johnson, accusato di doping in occasione della favolosa finale olimpica di Seoul, dove aveva corso i 100 metri in 9,79, non aiuta certo la credibilità dell'atletica. I commenti della stampa e degli addetti ai lavori sono stati infatti giustamente severi, anche se insieme più dell'atleta andrebbero condannati i medici e funzionari che stanno alle spalle del fatto, medici e funzionari che invece continueranno ad agire indisturbati nell'ombra. Ora comunque diventa estremamente difficile essere grandi senza sollevare dubbi. La stessa Florence Griffith, che qui vediamo in occasione del record del mondo di Indianapolis, è già vittima delle prime dicerie. Carlo Vittori, ex tecnico della Nazionale Azzurra, ha detto infatti che a suo parere è impossibile migliorare in maniera così vistosa a un'età non certo ideale per una velocista. La Griffith, lo ricordiamo, ha 29 anni. A questo punto, per la sopravvivenza stessa dell'atletica, diventa necessario fare chiarezza. Soprattutto diventa indispensabile chiarire una volta per tutte qual è il confine fra medicina sportiva e doping.